chiamo PDF, il quale PDF è un libro di carta riutilizzato. Cioè, così come la minestra GNOME è una minestra che attende solo di essere aggiunta acqua per tornare minestra, all'inizio era minestra granulare, no? Però reclama a gran voce l'acqua, datemi l'acqua, così divento minestra. Il PDF, dicevo, sto qui in potenza, però sono muso, sto aspettando che tu mi attui in carta, quindi dammi per favore dell'inchiostro, gettami dell'inchiostro. No, disperatamente, no? Il PDF reclama la carta, no? E soprattutto se voi provate ad aprire un PDF con un dispositivo che non fa vedere bene una 4. Il PDF è un po', no? In via dell'editore che ci ha deciso io di formarsi. Ah, sì, con l'ebook c'è il PDF che mi permette di decidere io di formarlo. Quindi A4 nella stampa, A4 anche un altro. Solo che se io ho questo, l'A4 non vedo. Devo fare manovre così, e non posso stare a leggere, sto addirittura a studiare facendo tutti questi movimenti, no? No? Ok? Quindi il PDF per esempio non si taglia fuori, non si dice no, io vorrei mettere una regola che dica il ebook a formato fisso non vanno bene. Il PDF a formato fisso non va bene. Ecco, questo sarebbe sufficiente già avere queste piccole così vincoli standard ufficializzati, no? In modo tale che ci sia dentro e ci sia dato. Se vuoi che il tuo oggetto venga definito ebook per la scuola digitale, no? Per carità, il PDF è tuttora usarlo, però non fatelo pagare, non farlo diventare oggetto di adozione ufficiale.